Episodio 11. Episodio 11. Colpisci ed esplodi. La madonna. Quanta cattiveria però. Allora, mi sembra della tua stupida faccia. Certo. Dicevo, vediamo cosa c'è. Vabbè. Chi è il mio schiavetto adesso? Non io. Pensavo si potesse arrampicare da un po' di parti, ma a quanto pare è tutto un percorso lineare, niente più, niente meno. Però ci sono 130 nemici. Aia. Vieni qua. Vieni qua. E addio alla scimmietta. Queste qua, più che altro, le scimmie sono stronze perché nel momento in cui attivano la loro combo è la fine. Non riesci a fargliela smettere. Ah. Di solito quando sono a terra comunque il counter delle combo te lo fa aumentare. Chi è che sarà il mutante di questo giro? Una scena molto alla Tag Team Racing questa, quando fanno le morti quelle divertenti. Ricordate di portare con voi i vostri finocchiosi pargoletti e potranno svolgere i lavori ritenuti pericolosi persino per i robot. E ricordate che venerdì è la giornata delle camicie hawaiane. Mettetevi la camicia più pacchiana che avete. Ottimo. Vediamo cosa succede se andiamo qua. Ah, niente. Pensavo... Goditi il tuo tremendo destino. Un po' brutta in questa versione. La versione di... Ah, eccole là le scimmie, infatti. Dicevo, la versione in Tag Team Racing è molto più divertente. Goditi il tuo tremendo destino. Signor schiena pelosa, ma ti prego. Allora, aspetta. Ecco. Si sa mai che il gioco, dopo aver ucciso la scimmia, mi fa andare avanti, mi fa apparire un nemico, che ne so. Ogni tanto fanno cose strane. Ecco qua. C'è un po' di carenze di scatole o sbaglio? Avanti tutti insieme, cantate con me. Ecco qua. A posto. Scusa un attimo, fammi vedere solo una cosa. Non fa... Ah, ecco, lo fa anche se faccio in questo modo. Se faccio la giravolta... No, non sempre. Vabbè, chi se ne frega. Volevo vedere il salto avvitato perché ho visto che lo fa quando fa questo. Però per un attimo l'ha fatto anche così. Vabbè, non importa. Non importa. Quello è un congelatore. Ci sarà un mutante di ghiaccio. Dai tempi delle balene. Vediamo 3, 2, 1. Chi appare adesso? Ah, è... Aia, lo so, scusami, volevo prendere il 2x. E niente, è la versione di ghiaccio del Tecnoriccio questo. E dai, era un triangolo. La difesa non contava, stronzo. E dai, che palle. Quando si difendono. Ecco qua, maledizione. Ah, ok, aspetta. Per fortuna non mi ha fatto danno. Dicevo, non mi ha fatto danno. Mentre ero in animazione. Ottimo. Ok, proseguiamo. Più che altro sta zona qua, ovviamente è difficile muoversi. Chissà qual è il livello massimo di come si chiama, di sfere energia. Perché adesso siamo a 500.003. Merda. Mi chiedo quale sia il massimo. Vieni qua, lo voglio albino. Ecco fatto. Mi piace il colore bianco.
anche se preferisco il color nero. Durata della scivolata. Niente di eccezionale. No, volevo farlo io. Bastardo. Dai, scongelati. Eccoti qua. Stronzo, volevo fartelo io. Ecco qua. Quindi chi è sotto ghiaccio è insta-kill. Ah, aspetta. Allora, prima di tutto lui. E abbiamo già fatto il re delle combo. Almeno ci siamo tolti sta soddisfazione. No, più che altro volevo tornare un attimo indietro, perché mi sembrava... mi sembrava di aver visto uno dei cessi. Anche perché ne abbiamo visto solo uno, che era messo lì palesemente per essere preso, ma altri non ne ho ancora visti. Ecco qua. Altri non ne ho ancora visti. Continua la tua traversata nel congelatore intanto. No, comunque la mossa che congela, utile. E soprattutto è figo il fatto che chi è congelato gli basta un colpo potenziato e muore. No, che cazzo ha fatto il gioco? E perché c'aveva un teschio questo? Perché è andato di lato così e non dritto? Boh, vabbè, aspetta un attimo che si ricarica. No, vabbè, ormai. In realtà non mi serviva cambiarlo, il mio mi piaceva. Però, già che c'eravamo, è un modo semplice per ucciderli prima. Chi se ne frega, no? Oh no, dobbiamo abbandonarlo già. Grazie al pupazzo, intanto... Ecco qua. Ha detto rivoltanti schiavi o qualcosa del genere. Scendeteli le mani sul muso, o come si dice in gergo giovenile. Stupida gioventù. E quella musica. La troviamo per oggi. Ma non c'è nient'altro, tutto qua. Un po' di pupazzi di neve, qualche nemico. Ho perso la mia ricetta del pane tostato. Il mio pane tostato. La ricetta di famiglia per il pane tostato si è persa. La fortuna di Pietro sta per arrivare, ma non avrò nulla su cui spalmarlo. Dai! Qualcuno mi aiuti! Ho scritto la ricetta su un post-it, ma non lo trovo! Inoltre il Fresh Pentecost è stato avvistato, bla 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 bla, saluti a tutti. Ecco qua. Scusami, Engine, non ti stavo cagando perché volevo... Qualcuno elimini quella roba Crash! E per Crash intendo Crash! Dai! Volevo sfruttare... Dovrei mettermi a scrivere. Allora, sì, credo, il tempo... Sono stufo delle scimmie! Nel modo... Ecco qua, più utile per prendere più punti possibili. Scusami, Engine, non ti ho calcolato minimamente. A parte il pane tostato, quella parte... un filo mi ha divertito, complimenti. Detto questo... Dove cavolo è? Un altro cesso. Sta zona? Attenzione, discosto le scimmie della rovina. Crash Bandicoot si aggira per le vie. Prima o poi una scimmia scriverà Shakespeare. Arriva un mutante o no? Aia. E basta! Fatemi prendere quelle maledettissime sfere, faccia di merda! Oh! Ecco qua! Vabbè, in realtà è stato un po' spreco, però. Vieni qui! Oh, meno male! L'abbiamo sfruttata giusto in tempo. Perfetto, posso distruggere tutte le cose. Magari ci trovo, non lo so, almeno qualche sfera la troviamo, dai. La cosa buona è che almeno sti nemici qua, una volta che sei in groppa a un mutante, un titano, come volete chiamarlo, lo chiamate. Io continuo a dire mutante, lo so che è sbagliato perché mutante è quello dei prossimi giochi. In realtà non è così sbagliato perché, dai, il melmoso non è un titano, ma è un mutante palesemente. Forse questi piccoli due almeno vanno giù easy. Ecco qua.
Certo, c'era lì il per due e avrei dovuto sfruttarlo probabilmente al meglio adesso, ma vabbè, ormai. Ecco qua. Ok, allora, con triangolo fa la carica corta, con X fa probabilmente la carica lunga, invece. A rigor di logica, giusto? Vediamo se ho capito bene questo, perché l'abbiamo usato tre volte in croce. Ok, sì. Basta un po'. Basta. Annulla l'attacco, per favore. Esatto. Ok. Interessante. Più che altro è difficile da controllare, o meglio, in zone strette non c'è di nessun aiuto usare la carica lunga. Piuttosto, vabbè, il triangolo sì. Piuttosto questo sì. Magari giusto anche contro un altro tizio grosso o ste mini ondate di nemici, ma basta una musata e via. Comunque mi immagino sta zona se non avessimo preso lui. Cioè, era fattibilissima, però cavolo, ci avremmo messo molto di più a farli fuori tutti. Ci avremmo messo molto di più. Ecco qua. Sì, 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 intanto Engine continua a dire le sue cagate. Le scimmie continuano ad apparire. E ora capisco perché ne dobbiamo uccidere 130, perché questa zona è più dedicata a loro che ai titani. Il fantasma di qualcuno, non ho capito. Il fantasma di Ciccio ha detto. Oh no, Ciccio, che ti è successo, Ciccio? Allora, aspetta, fammi vedere qua dentro. Eccolo qua, immaginavo. Ma più che altro i cessi. No, 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 no. Ah, ok, no, pensavo ci fosse il teletrasporto. Uff, meno male. Non mi andava di perdere questo qua. Non mi andava di perderlo perché, cavolo, adesso come adesso ci sta semplificando la vita di non poco. Di non poco. Vieni. Ma che poi alla fine questi sono tutti quanti uffici, nel senso, loro sono qui a lavorare, sono i dipendenti di Engine. Ecco qua. E se mi ha dato il calcio potenziato vuol dire che questa zona apparirà un altro titano. Perché probabilmente il gioco pensa, magari adesso gli muore quello che gli abbiamo dato fino adesso, o non l'ha preso proprio, mettiamogli in un altro. Ipotizzo, poi magari mi sbaglio. Ecco qua. Sono la cosa peggiore che sia capitata alla musica nel tempo delle balene. Dai. Ah, delle balene, non delle balene. Eccolo lì il cesso, meno male. Però ho quasi il dubbio che potrebbe essere finito il livello. Mi sa di sì, sai. Mi sorge sto dubbio. No, incredibilmente no. Uff, meno male. Ok, di qua non c'è nulla. E allora fermatelo, scagnotti! Proseguiamo con lui che continua a sculettare. Sì, 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 tu vinci. Vinci la medaglia di scimmia di merda. Allora, facciamo attenzione alle granate, alle mine più che altro. Ecco qua. Oh, dammi quel per due. Dammelo. Dammi quel per due. Maledizione, gioco di merda. Ecco qua, scimmia della rovina. Ecco qua. Io intanto continuo a mantenere lui, perché ci aiuta facile facile ad uccidere tutti. Ecco qua. Dobbiamo arrivare a 130, voglio dire. Tanto vale tenerlo, no? Oh, la mina. Basta, non appare più nessuno. Eh certo, grazie. Vabbè. Potenziamento della salute, ulla. Ecco qua, meno male. Allora. Che devono le scimmie dovrebbero impugnare.
che le pensioni aziendali sono state annullate a favore dei mercoledì della ciambella. I mercoledì della ciambella. Almeno Engine è un capo simpatico. Fa anche le giornate a tema. Ah no, non posso salire di qua. Mi manca un cesso. Minchia, pensavo fosse una zona dove entrare, non una zona in cui sparavano i missili. Madonna. Allora, vieni qua. Grazie. Porca puttana. Basta stare qua di lato, voglio dire. Ma il calcio l'ho preso per cosa, scusami? Per andare più veloce? Può essere. Può essere benissimo. Fammi indovinare. Ecco, lo sapevo. Il cesso è negli spogliatoi. Vieni qua, che almeno... Ma dai, ma c'è il... C'è il tizio lì di ghiaccio che sta cagando. Dai. Mamma mia. Allora, aspetta. Venite qua, voi. Fa così freddo. Ecco qua. Allora, volevo, esatto, prima uccidere le scimmie per il semplice fatto che almeno posso entrare dentro il portale senza problemi, senza farle despawnare. Vediamo cosa c'è dentro a questo giro. Bello rosso e nero così. E rompi la barricata prima che il tempo scada. Ho capito, fammelo fare. Sì, non per... Crash. Vaffanculo, Crash. Porca puttana. Dai, ammazzami. Ammazzami, per favore. Già ho perso tempo. Già ho perso tempo perché Crash, cretino, ha fatto i quadrati invece che attaccare. No, dai, mi piaceva rosso e nero, era figo. Ho perso una vita anche per sta stronzata poi. Però, vabbè, ormai è andata così. Calcio nel culo e via. Dai, levati. Ah, vabbè, dai. No, che palle quello lì di ghiaccio, basta. Mamma mia. E levati. E che palle. Ancora. Ancora questo qua di ghiaccio. Pezzo di merda. Oh no. Vaffanculo. Questi qua di ghiaccio sono troppo potenti. Vabbè, perlomeno abbiamo già rotto il un sasso, ce li leviamo dalle scatole piano piano. Se tanto non mi fa perdere nulla fare così. Ecco qua. No, ma come? Ah, ok. Stavolta ti sta... Stavolta ti sta troppo nel culo. E basta, maledizione. Vieni qua. Fatto, andata. Oh, ma sti qua sono veramente... delle merde. Sono veramente terribili. Si difendono, fanno sti attacchi ad aria fastidiosissimi. Mamma mia. Ecco qua. Così ho anche sfruttato il 2x. Vieni tu. Ecco qua. Ed ecco come sfruttare il guadagno doppio di monete al meglio. Anche questo, vabbè, non ci serve. Aspetta, no. Pensavo di sfruttare di nuovo il tempo per utilizzare il 2x, ma non ce l'abbiamo fatto. Meglio, non c'era proprio il coso che uccide i titani a questo giro. Neanche a questa parte. Va bene, non importa.
Andiamo di qua. Fammi prendere la bambola. Ecco qua. E uga buga. Ecco qua. Grazie di tutto l'aiuto. E ora tocca a voi. Forza, venite. Ma c'è qualcuno qua dentro o è solo il rumore dei nostri colpi? Ecco fatto, 15 colpi. Tu, che stai cagando, vieni qua. No. Che palle. Certo che quando tenete voi la difesa non finisce mai, Mamma mia. Quando è il gioco che deve fare le sue cose, va tranquillo, Ecco qua. Io intanto mi rubo tutto quello che possa rubare. Esatto, compreso qualche vita in più che non ci fa certo schifo. Grazie. Che poi magari arrivare a queste sezioni qui e mettersi a distruggere tutto magari è inutile, però sì, sono sempre qualche punticino in più e tutte queste cose qua. No, niente, peccato. Niente, il cesso rimane a parte quello, tutto il resto rimaneva integro. Ma dai, si stanno facendo la doccia questi. Speravo di passargli accanto. Yes, preso. E uno è andato. E basta un po'. Vieni qua anche tu. Porello, si stava lavando, questo manco ci ha visto. Ed eccoci qua. Ma dai, ma c'è un... Ah no, non è un ascensore, stavo dicendo. Ma c'è un ascensore nella zona delle docce. Credo di aver fatto tutto. No, ce ne mancavano 9. Peccato. 20. 20 combo è una cavolata. Volendo si rifà tranquillo. Ughidi bughidi. Peccato. Ce ne mancavano pochi.